Corniglia è situata su di un promontorio a picco sul mare, alto un centinaio di metri, dal quale si possono ammirare tutti gli altri quattro borghi delle Cinque Terre. Per arrivarci bisogna salire la caratteristica Lardarina, una lunga scalinata di mattoni formata da 377 gradini. Le origini di Corniglia risalgono all'epoca romana, come dimostra il nome, da gens Cornelia, famiglia romana padrona del luogo. Il paese è un piccolo centro che ospita pregevoli monumenti medievali, soprattutto a carattere religioso. È bello salire sentieri che vanno agli altri borghi delle Cinque Terre e ai santuari dell'entroterra. La chiesa parrocchiale di San Pietro fu costruita nella prima metà del 1300 ed è stata edificata sulla struttura di una cappella dell'undicesimo secolo. La facciata trecentesca in pietra locale è ornata da una cornice a denti di sega, sorretta da archetti e soprattutto da un prezioso rosone in marmo bianco di Carrara. Il mare è splendido per fare i tuffi. E le borgate sono meravigliose da visitare con i loro piccoli negozi, le enoteche e tutto quanto può far piacere per un piacevole soggiorno. L'oratorio dei disciplinanti di Santa Caterina sorge nel borgo su un lato della piazzetta. È una piccola chiesa di origine settecentesca e nella sua parte posteriore si apre una terrazza panoramica sul mare.